Ciao Ninetti, benvenuti in un nuovo video. Oggi inizio questo nuovo video in un modo un po' particolare, diverso dal solito, perché non vedete le mie mani, non mi vedete nella mia postazione creativa, ma bensì state guardando una piccola panoramica di quello che è tutta la mia stanza barra studio creativo. E siccome me l'avete richiesto tantissimo, veramente tantissimo in privato, in direct, su Instagram, su Facebook, davvero ovunque, di realizzarvi il video tour del mio angolo creativo. Tra l'altro è appena entrata una mosca, perfetto, ogni volta nei miei video mi capita una mosca che mi gira intorno. E visto che me l'avete appunto richiesto in tantissimi, ho deciso finalmente di filmare il video che riguarda il mio angolo creativo, che in questo caso, come vedete, è un'intera stanza. Allora, prima di tutto, appena entriamo, quindi proprio di fronte all'entrata, ho appeso al muro questa creazione che è stata realizzata da una mia dolcissima amica ed è anche una mia fan barra cliente ed è bellissimo e quindi l'ho appeso qui e fa questo suono che è troppo troppo bello, quindi l'ho appesa lì. Poi appena entriamo, non fate caso al casino che c'è per terra, troviamo da questo lato questo piccolo mobiletto, sì, lì c'è il mio inalatore, per i poveri asmatici come me riusciranno a capirmi. C'è questo mobiletto che in realtà prima era appeso al muro, aveva le ante, io ho tolto le ante e l'ho usato come se fosse un mobiletto basso e come vedete è un mobiletto che utilizzo un po' per tutto, nel senso che ci sono vari scompartimenti ed è tutto organizzato per le varie cose per le quali servono. Nella parte sopra adesso ci sono delle cosine appoggiate che in realtà non dovrebbero essere qui, non c'entrano niente, tecnicamente questa parte qua dovrebbe essere vuota, ma ho appoggiato alcune cosine tipo questi fiori qui che sono, aspettate che mi abbasso, se no tipo mi viene un mal di schiena incredibile. Ho appoggiato questi due fiori qui che sono dei fiori in tessuto che ho acquistato tra l'altro proprio ieri. Sono andata in un negozio di cinesi a fare un po' di scorta di varie cosine perché c'è un'importante, importantissima notizia e novità che voglio darvi. Ve la do anche in questo video, tanto penso che nel frattempo avrò dato la notizia anche nei miei social, ma comunque penso che ve lo ripeterò ad oltranza perché mi verrà l'ansia. Io ci sarò, parteciperò al Miniature Italia 2018. Yeah! Per chi non lo sapesse, cos'è il Miniature Italia? Miniature Italia non è altro che una fiera creativa dedicata alle miniature, alle oak, alle bamboline, a questa tipologia di oggetti qui, quindi è una fiera dedicata proprio a questo, che si terrà a Milano dal 10 all'11 febbraio 2018, quindi febbraio che verrà adesso. Vi darò ovviamente poi tutte le informazioni, come venire, dove trovare il mio stand, tutto, veramente tutto, tutto, tutto. Vi darò le varie informazioni poi nei mesi che verranno, perché ovviamente a febbraio manca ancora un pochino, ma io devo iniziare a lavorare per la fiera, per le creazioni che porterò lì con me. Però sappiate che questa fiera si terrà a Milano e soprattutto si terrà nel Hotel Michelangelo, che è l'hotel di fronte alla stazione. Io adesso non so ancora bene tutto, ma sicuramente avremo poi una mappa da mostrarvi, da farvi vedere insomma come raggiungerci. E appunto in questa fiera Miniature Italia, insieme a tantissimi miei colleghi creativi ed altri artisti bravissimi, troverete anche il mio stand, quindi troverete Nina Creation. Quindi mi raccomando, se siete di Milano, iniziate a tenervi da parte le giornate del 10-11 febbraio e venite a darmi un bel bacino. E quindi appunto sono andata a prendere un po' di cose che costituiranno quello che sarà lo stand lì a Miniature Italia, ma ovviamente le terrò da parte poi per fare altri stand, altre fiere. Io ho preso questi due bellissimi mazzetti di fiori che vorrei utilizzare per decorare. Ovviamente non li metterò così interi, saranno poi magari divisi e utilizzati in vari punti dello stand, ma ne ho presi un pochino. Questo credo fosse, cioè è davvero molto carino, poi sono i miei colori preferiti, quindi insomma mi piaceva un sacco. E ho preso questo qui, poi ho preso questi qui con questi bellissimi boccioli. Aspettate che cerco di alzarvelo, guardate. Sono bellissimi, anzi guardate, anche da tenere tipo proprio così, non lo so, per le foto o per registrare i video, trovo che siano veramente carinissimi, questo mi piaceva un sacco e quindi ho preso questi due. Poi ho trovato sempre dei cinesi, visto che siamo nel periodo natalizio, nella sezione di Natale, infatti sulla decorazione di Natale, ho trovato questo pacchetto qui di pezzi di corteccia di legno e anche questo qui in realtà l'ho preso per lo stand perché potrebbe essere carino utilizzarlo per decorare alcuni punti dello stand. Ovviamente qui non vi spoilerò più di tanto perché se mi venite a trovare troverete, vedrete anzi tutto lì. Poi in realtà niente, qui c'è dello scotch di carta che mi serve per delle creazioni. Qui ci sono due palline di Natale perché sì, sto lavorando ad un'idea che spero di potervi proporre in tempo, visto che siamo quasi nel periodo natalizio. Poi ho trovato dei cinesi, anche questa qui.
mi è sembrata subito molto molto carina e sì, l'ho acquistata sempre per decorarla e penso che per utilizzarla ovviamente alla fiera. Quindi niente, qui ci sono delle bustine, queste sono queste che ho comprato ieri, quindi non sono ancora riuscita a metterle a posto. Qui ci sono ancora dei guanti che sono quelli che uso per la resina. Qui c'è un cake topper che sto terminando. È sempre in questo mobile, quindi ora continuiamo dopo questo piccolo break in cui vi ho parlato della fiera. In questo mobile ci sono poi varie sezioni. Nella prima sezione ci sono cosine varie ed eventuali, c'è uno squishy, patafix, fogli di cartoncino colorati. Nella sezione subito sotto ci sono le creazioni che devo invece andare a spedire, sono tutte vendute tranne quel draco lì in fondo e devo andarle a spedire. Nella sezione ancora più sotto ci sono le buste che possono servire, sapete, tipo per spazzature e quant'altro e qualche scatola. Poi qui di lato invece c'è tutto ciò che io utilizzo per quanto riguarda gli schizzi, i disegni, quindi la parte un po' più da disegno. Infatti ci sono tutti questi qui che in realtà sono tutti finiti, cioè sono tutti completati, ogni foglio è stato disegnato, colorato e quant'altro. Qui c'è la colla a caldo, qualche stampo, quello è un mio vecchio registro dove tengo tutta la contabilità delle creazioni, vendite e quant'altro. Poi qui sotto invece ci sono, a parte qualche smalto, che sono cose in realtà mie che non uso per la resina, qui sotto ci sono poi invece le cosine che utilizzo per montare le collane, quindi catenine, anellini, gancetti e chi più ne ha più ne metta, insomma lì c'è tutto. Poi lì c'è una scatolina perché non mi entrava qui e infatti nella parte subito sotto c'è tutto ciò che riguarda invece le spedizioni, ci sono tutte le buste, qui ci sono dei cartoni anche dietro e da qui fin dietro ci sono solo scatoline. Anche se in realtà queste qui le ho da un po' di tempo e prima le utilizzavo tranquillamente, però adesso mi sembrano un po' una bambinata, nel senso che non riesco più ad usarle queste, mi fanno, cioè onestamente spedire le migrazioni in queste scatoline, per quanto possano essere bellissimi questi bambini e questi occhioni, non mi sembra un'ottima cosa, però visto che comunque le scatoline mi servono per spedire, ho pensato di rivestire ogni scatolina con del cartoncino colorato e realizzare, cioè modificarla come per farla diventare anzi una scatolina a sé stante. E dietro ce ne sono altre, infatti io amo queste scatoline qui perché sono molto molto più belle, guardate, a forma di cuoricino, infatti sono quelle che sto utilizzando al momento, ma in realtà mi piacciono tantissimo quelle che hanno le bimbi tutte nere, sono molto più semplici da usare. Poi ora mi alzo da terra. In questo angolino qui ci saranno varie cose, per adesso c'è soltanto il cavalletto e oh mio Dio, mi gira tantissimo la testa perché mi sono alzata troppo velocemente. Poi da questo lato c'è questo enorme armadio che in realtà è praticamente tutto vuoto e in realtà era già in questa casa, quindi non è mio e l'ho lasciato qui perché era un po' difficile e complicato portarlo via da questa stanza e magari se ho cose che devo stipare lì, diciamo, so dove metterle, però per il momento è completamente vuoto ed è abbastanza grande, infatti prende tutta la parete della stanza. Poi girandoci invece da questo lato abbiamo proprio il vero e proprio angolo creativo, questa è un'enorme panoramica quella che vi sto facendo vedere ed è esattamente il luogo dove io passo più ore della mia esistenza, seduta lì e lì, e adesso ve lo faccio vedere un po' più da vicino. Intanto qui ho questa mega mega luce che è una softbox e praticamente serve per registrare video o far foto, serve proprio per ottenere la luce più naturale e accesa possibile, e infatti le uso sia per registrare e sia per illuminare tutta la zona. Lì c'è un'altra lampada. E intanto questa qui è la scrivania più grande che ho, infatti è enorme ed è tra l'altro molto molto profonda, e questa è la zona in cui registro i video, in cui creo con la resina, infatti lì trovate la mia pila di stampi in cui faccio, diciamo, tutte queste cose qui, mentre in quest'altra scrivania nera più piccolina è il luogo dove io invece vado a creare le mie creazioni in fimo. Adesso questa quindi è la scrivania grande, qui c'è la macchina per la pasta che ho lontano dal punto del fimo perché qui non posso applicarla da nessuna parte. Poi da questa parte qui invece c'è tutta la zona con tutti i miei stampi, questo è un cartone pienissimo di stampi, infatti non ci stanno più, vorrei trovare una specie di contenitore in cui tenerli molto molto più organizzati. Qui ci sono altri stampi, quasi tutti sono di Jack Creation, di La Petite Molds & Co, Afric Emporium e niente, più o meno sono quasi tutti loro. Poi lì c'è la mia resina UV e c'è la resina UV nuova Resin, che è questa qui di cui trovate il video in cui l'abbiamo provata insieme nel mio canale YouTube, ve lo faccio comparire qui adesso il video, ed è veramente ottima. Adesso per molte delle mie creazioni con la resina UV sto usando questa qui, però ho provato ed usato anche la resina UV di Afric Emporium, è anche buona ed è buonissima, dicevo, anche quella lì.
Poi ci sono altri prodottini. Da questa parte qui invece appoggio sempre tutte le creazioni in resina che ho intenzione di utilizzare con le nuove creazioni. Infatti qui ce ne sono varie, ci sono delle tane cristallo che come sapete sono il mio marchio distintivo ormai. Qui ci sono le fette di agata che ancora voglio utilizzare. Poi ci sono altre tane cristallo. Ci sono le basiche nuove che avete visto nell'ultimo video Scopriamo, che sono quelle con queste colorazioni qui che voglio assolutamente utilizzare per una prossima collezione. Quindi qui metto sempre tutte le mie creazioni in resina che ho intenzione di utilizzare. Queste non me le avevo ancora fatte vedere. Questa in realtà non mi ispira più di tanto, però l'ho messa qui per pensarci. Questa invece è la cornice che uso spesso come sfondo per le foto, infatti la tengo sempre qui anche se voglio aggiungere ancora più effetto cristallo. Poi qui c'è il mio nuovo, nel senso che questo è quello un po' più nuovo, blocco da disegno, e qui c'è una Elsa che ho disegnato in versione figurino moda, che per chi mi conosce un po' meglio sa io ho fatto lo stilistico come scuola e amo disegnare gli abiti, quindi in versione figurino moda qui avevo disegnato Elsa, e tra l'altro vedrete prestissimo nel canale un nuovo disegno, perché ho deciso di improntarci su una tipologia di video, di rubrica, in cui disegniamo insieme varie tipologie di abiti, sia inventati da me e sia abiti che riguardano personaggi Disney o altre tipologie di personaggi. Qui ho tutte le cose relative al disegno, la Vinavil che uso per attaccare glitter sugli abiti. Poi da questa parte qui della scrivania abbiamo tutta la sezione relativa ai coloranti e pigmenti per la resina. Infatti qui in fondo ci sono tutti quanti i coloranti Pentasol per la resina. Ci sono invece anche questi qua che sono i pigmenti per artisti che mi sono stati mandati da Resin Pro. Ci sono altre cosine Prochima, tutti quindi coloranti. Ci sono anche i glitter della Prochima, quelli fatti apposta per la resina. Poi ci sono altri pigmenti metallici. Qui ci sono tutti i glitter che mi ha mandato Resin Pro, e questo ovviamente è il mio preferito perché guardate, è super mega olografico. Poi ci sono due coloranti pignata, sono i miei unici due coloranti pignata, sono il Baia Blu che è il mio preferito ed il verde, molto bello anche quello. Qui poi ci sono tutti i miei pigmenti per l'ex, non sono tanti ancora in realtà, ma sono quelli che utilizzo di più e li ho messi così al contrario perché così è più facile vedere il colore e andare a prendere direttamente quello che mi serve. Poi da questa parte c'è questo contenitore della IKEA che ha varie cosine dentro, tra cui questi che uso per mescolare la resina. Lì ci sono alcune tipologie di glitter e vari strass, qui ci sono altri glitter quasi tutti sulle tonalità oro, la foglia oro, qui ci sono dei glitter della stamperia, sono gli unici che mi piacciono della loro linea, ovvero quelli sull'azzurro, gli altri devo essere sincera non mi piacciono tantissimo. Poi lì nell'angolino c'è questo scatolone qui in cui ci sono tanti panetti di Fimo, Premo, To Do di vari colori che non ho mai aperto, ma se ho bisogno di un colore particolare sono lì. Lì ci sono altri panetti di Fimo tutti nuovi. Qui ci sono i colori ad olio e degli sticker. Qui ci sono panetti di Fimo nuovi, lì panetti di Fimo Artifact aperti, invece che utilizzo solo quando mi servono quei determinati colori. Poi qui è, appunto, ci sono cose alla quale sto lavorando, questa è l'armatura per una commissione che devo ultimare, anzi iniziare direi, però ho iniziato a fare almeno solo l'armatura. Questa qui invece è la mia fantastica agenda dove prendo i vostri ordini, segno chi ha acquistato cosa, e ovviamente è rosa ed olografica, quindi è perfetta per me. Qui invece inizia la parte più bella di tutto il mio angolo creativo, secondo me, che è la parte dedicata ai glitter e ai pigmenti di Sparkly Treasure Shop, e ci sono anche qualche flakes di Jack Creation. E queste scatoline, come sapete perché vi ho fatto vedere molte volte nelle mie Instagram stories, le ho trovate dei cinesi, sono iper comode perché sono molto capienti, cioè vedete sono veramente tanto capienti, sono poi trasparenti quindi ti permettono di vedere il prodotto che c'è all'interno, si chiudono bene e soprattutto ogni scatolina può essere impilata l'una sopra l'altra perché hanno proprio questa cosina qui che le fa avvitare l'una con l'altra, quindi rende anche molto comodo lo stoccaggio di tutti questi glitter e pigmenti. E qui appunto ce ne sono alcuni perché non sono tutti, io speravo di riuscire a metterli tutti quanti nell'ultimo acquisto che ho fatto dei cinesi di scatoline, ma non ne ho presi ancora abbastanza, ne ho veramente tantissimi e ho messo, vediamo se riesco a farvene vedere un po'. Qui ci sono quelli neri, qui ci sono questi qua bellissimi sul viola, Pop the Bubbles, questi qui sono Pop the Bubbles che sembrano bianchi ma in realtà con le luci poi vedete che sono tipo... Ecco, sul rosa e vari colori, guardate. Questi sono bellissimi.
Poi qui ci sono invece i flakes, ci sono varie tipologie di flakes, questi sono i Let It Go, questi sono di Jack Creation, questi celesti e questi invece sono di Sparkly, sono quelli rosa, bellissimi. Qui c'è tutta la collezione di Sparkly di questi qui che sono quelli con questi effetti qui, io vorrei farveli vedere visto che a voi piace tantissimo come guardarli. Ecco qua, guardate questi qua che hanno questi effetti qui, non so se riesco a... ad aprirvi. Donna, guardate che belle luci, quanto brillano, guardate, sono bellissimi. E quindi ho tutta la collezione, quindi dei vari colori che ha messo disponibili Sparkly e sono veramente bellissimi. In questa fila qui invece ci sono solo i glitter, quindi proprio glitter che per resina, e questi sono i miei preferiti, c'è questo qui che è proprio il mio preferito in assoluto ed è il glitter emerald, e poi c'è questo qui che è il blu xanadu ed è perfetto nella resina, ma li uso veramente tutti. Qui ci sono invece tutti i miei pigmenti olografici, questo qua invece è un pigmento perlato, questo è il pigmento olografico silver, questo è il shell pink, questo è il viola e questo è il verde bellissimo, sapete che lo amo un sacco. Poi qui invece ci sono tutti i mix di glitter e glitter normali, normali però invece a base bianca. Qui sopra il mio preferito, ovvero la Vie en Rose, ve la faccio vedere per chi di voi non, per esempio se le perse non ha mai visto qual è, ve la faccio vedere. Poi questo scatolino è così bello farveli vedere, guardate, questa è la Vie en Rose, guardate quanto, madonna, io lo amo. E poi con queste luci riesco a farvi vedere tutto in una maniera perfetta e assurda, quindi aspettate. Lì ci sono gli altri tutti a base bianca, qui ci sono alcuni di quelli grandi, infatti ci sono i, non mi ricordo come si chiamano, questi qui sono gli esagoni, quelli grandi, ci sono anche in viola, e poi qui c'è il mix Ariel, bellissimo. Qui c'è tutta quanta la collezione dei miei Jade Slash, che amo tantissimo, anche questi ovviamente sono tutti gli Sparkly, i Jade Slash sono delle mini scaglie di flakes e pigmento, e niente, fanno delle colorazioni, guardate questa. Fanno delle colorazioni spettacolari, ci sono varie tipologie di colori, qui c'è questo qui sul a bianco, sono tutte a base bianca e poi cambiano colore. Questo è più o meno azzurro fucsia, questo blu, questo i colori di Elsa, quindi i colori del ghiaccio, questo i colori rosa tenui e questi i colori rosa forti. Poi qui invece ci sono varie tipologie di glitter, quelli un po' più grossi con delle formine. Qui ci sono questi qui che sono i Mylar Happiness, qui invece ci sono i fiocchi di neve. Questi qua bellissimi per Elsa. E qui invece ho messo assieme proprio un mix, visto che sono belli grandi, sia i fiorellini di ciliegio e sia le foglioline, tanto quando mi servono posso andarne a prendere una alla volta. E poi qui invece c'è questo qui che è un mix che ha le stelline, la polvere olografica, insomma ha varie cose. E qui c'è quindi la parte dei glitter e pigmenti che sono riuscita a mettere a posto, perché come vi stavo dicendo poco fa non mi entrano tutti lì, e infatti quelli che lì non entrano li ho ancora in questo cassetto qui, che molti di voi si ricordano perché ve l'ho fatto vedere tantissime volte. Questo cassetto prima era pienissimo perché ovviamente c'erano tutti quelli, e guardate, ancora ne ho tantissimi che vorrei mettere a posto in ogni loro scatolina, ma questi qui pure quanti sono belli, ma non faccio, cioè non faccio in tempo a comprare le scatoline che magari lì nel negozio finiscono, io ne vorrei tantissime. Infatti se qualcuno di voi trova proprio in qualche negozio nella propria città esattamente queste scatoline, per favore fatemelo sapere perché me ne servono tantissime. E quindi qui in realtà ne ho ancora tantissimi di glitter e pigmenti che vorrei tutti mettere in quel modo lì, ma prima o poi ci riuscirò a farlo con tutti. Quindi qui ci sono vari pigmenti che invece penso che lascerò in questo cassetto perché sono già nelle loro scatoline. E poi qui ci sono tutti i fogli e foils di Angelina Film, vari foils che uso invece per le mie di cristallo e per tante altre tipologie di creazioni, quindi qui ho tutto. E lì ci sono varie tipologie di glitter di vari kit, quindi questo è ancora un cassetto bello pieno, però vorrei cercare di spostare tutto in quella zona lì. Poi qui abbiamo finito quindi la zona della scrivania, quella più grande, ci abbiamo messo un sacco di tempo. Da questa parte invece inizia la scrivania, io le ho messe praticamente d'angolo in modo da potermi spostare. Questa invece è la scrivania dove io realizzo le mie creazioni in fimo, e infatti oltre ad un bel moncherie che sono i miei cioccolatini preferiti, quindi dettagli, voi non avete visto niente, fate finta di niente, oltre a quello
qui trovate la base in vetro sulla quale proprio io qui creo le mie creazioni, infatti ci sono i vari pezzetti di fimo, tutti i miei strumenti, il fimo liquido, lì c'è tutta la scatolina dove ho tutte le mie perline, lì ci sono vari panetti, panetti di fimo, stuzzicadenti, gessetti, qui diciamo che c'è un po' di caos, però è inutile metterlo a posto perché lo ricrio dopo 3 secondi. Qui ho tanti tanti dei miei strumenti da lavoro, sono quelli che utilizzo sempre, quindi più spesso, ci sono pennelli, forbici, pennelli di ogni tipo, c'è questo attrezzo qui che è bellissimo e comodissimo per quando fate le statuine perché vi liscia la pasta in un modo perfetto. Poi ci sono le bollicine che uso sulle sirene, queste qui che tra l'altro devo ricomprare dalle bimbi. Qui c'è il mio fornetto UV, quindi per la resina UV. E poi qui sopra a questa scrivania c'è tutta un'altra invece zona fatta con queste due mensole belle grandi in cui ho varie cose. Nella prima mensola, quindi iniziando dalla prima parte di mensola, che è la mensola sopra la scrivania del fimo, ci sono alcuni coloranti, ci sono le pinzette, lì dietro ci sono varie cose che uso anche per la resina, tipo questi fiorellini, qui ci sono dei coloranti acrilici e poi tutti i miei prodottini Swellegant. Li ho messi proprio tutti qui. Qui c'è il lucido per la pasta polimerica della Sculpey, un vetrificante di Hobby Art, c'è la mia colla B6000, questi qui non preoccupatevi, non ho staccato la testa a nessuno, sono capelli per OAC. Qui ci sono varie cosine, lì ci sono i miei coloranti Genesis, la neve finta, qui dentro ci sono tutte le mie vecchie creazioni, proprio le mie più vecchissime creazioni. Qui invece, spostandoci, troviamo tutto ciò che riguarda la resina e la gomma siliconica, infatti lì ho tutti i prodotti per realizzare le stampi con la gomma siliconica. Qui nell'angolino i cucchiaini per la resina, lì dietro ci sono barattoli di resina nuovi, Resin Pro. Qui invece c'è la resina che sto usando adesso, che è la resina sempre della Resin Pro iCreation, è una resina ottima perché catalizza in 3 ore ed è perfetta, io la uso sempre. Poi come altra resina uso anche la Fill Crystal, che è questa qui del barattolo più grande che ho, infatti è ancora pieno visto che adesso sto usando questa. Qui c'è una pila, anzi chiamerei questa una torre di Pisa, con tutti i bicchierini che io uso per la resina, quelli davanti sono nuovi, ma cioè questo è tutto il casino dei miei bicchieri per la resina. Lì dietro c'è un barattolino, questo qua, che ha la sabbia, è presa dalle nostre spiagge qui del sud. E qui ho fatto invece questo angolino con alcune delle mie conchiglie, soprattutto molte mi sono state regalate, e ho realizzato questo angolino con un po' di cosine. E poi qui c'è anche questo qui che io amo tantissimo, che è un'ametista reale. E quindi questo è tutto questo bellissimo angolino che ho invece nella parte superiore. Poi vediamo cos'altro dovevo farvi vedere. Qui abbiamo finito, poi qui in realtà ho questo cassetto in cui metto tutte le creazioni in resina che sono pronte e altre cosine che mi servono magari al momento. E sì, qui ci sono più che altro le creazioni in resina pronte che non ho intenzione di usare nell'immediato, perché quelle che voglio usare di solito le metto lì in vista. E poi qui sotto c'è invece un'anta in cui ho le salviettine, vari libri che riguardano le OAC, e lì sotto non mi ricordo cosa, le batterie, quindi altre cosine così che però non mi interessano più di tanto. E questo tecnicamente è tutto il mio angolo creativo, quindi in realtà vi ho fatto esattamente vedere tutto quello che è il mio angolo creativo, la mia stanzetta creativa. In realtà manca tutta la sezione che riguarda le mie basi cambio in metallo, gli sciarmi in metallo, tutte quelle cosine lì che in realtà non ho ancora in questa stanza perché sono ancora nei cassetti della mia scrivania davanti al computer, quindi non ve la faccio vedere adesso quella zona. Quindi io intanto aspetto le vostre notizie sul sapere se verrete a trovarmi a Miniature Italia 2018, vi ricordo una fiera a Milano nella hall dell'hotel Michelangelo di fronte alla stazione centrale di Milano. E niente, sono troppo emozionata, infatti adesso mi metterò a lavorare sia delle commissioni che delle cose appunto che riguardano la fiera, perché devo iniziare. E niente, io comunque nei miei social vi farò sapere meglio il fatto della partecipazione a questa fiera e quant'altro. Io vi mando un bacione gigantesco e ci vediamo nel prossimo video. Ciao.